Allora, iniziamo a capire che cos'è una licenza d'uso, perché se partiamo in quarta e non facciamo questa premessa sul concetto di licenza d'uso, c'è il rischio che poi le informazioni rimangano un po' lì appiccicate e non appoggiate su delle solide basi concettuali. Quindi, vediamo un attimo, licenza d'uso. Ho fatto una riflessione di carattere puramente etimologica. Licenza, quando si parla di licenza, vi deve venire in mente sempre che c'è qualcuno che sta dando un permesso a qualcun altro, no? Licenza deriva dal latino licere, quindi significa appunto permettere, autorizzare, consentire. E quindi quando c'è una licenza, c'è un soggetto che sta autorizzando un altro soggetto, no? Classico esempio, quando io devo aprire un bar, ho bisogno della licenza per somministrazione di alcolici, esempio classico, no? Vado presso, un ufficio della pubblica amministrazione competente e chiedo questa autorizzazione. Lì siamo nel campo del diritto amministrativo e vabbè, di una particolare branca del diritto che non ha nulla a che fare con le cose che tratteremo oggi. Qua siamo nel campo della proprietà intellettuale, invece, quindi chi è che darà licenza? Il titolare dei diritti, cioè colui che ha creato l'opera o comunque che ne gestisce i diritti, che non sempre è l'autore, potrebbe essere anche la casa editrice, ad esempio, o la casa di produzione, questo soggetto consente, autorizza l'utilizzo, la distribuzione, la diffusione della sua opera attraverso appunto questo documento che si chiama licenza d'uso, che è da considerare come leggete qua, come un permesso condizionato, perché sì, è vero che dà sempre un permesso, perché se si chiama licenza in qualche modo dà un permesso, però nella maggior parte dei casi impone delle condizioni. Se abbiamo una licenza che non impone nessuna condizione, in realtà siamo quasi vicini ad una sorta di dichiarazione di pubblico dominio, quindi siamo forse lontani dal concetto puro di licenza. E quindi una buona definizione di licenza d'uso è proprio quella di permesso condizionato, un'autorizzazione sottoposta comunque ad alcune condizioni. Adesso vi spiego meglio in che senso. Quindi una licenza d'uso sostanzialmente è un documento che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, quindi genericamente non sempre solo l'autore, ma colui che gestisce ed è titolare dei diritti di proprietà intellettuale su un'opera, allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo. Questo documento, basandosi sul diritto d'autore e muovendosi entro i suoi confini, da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce le condizioni che devono essere rispettate per l'utilizzo dell'opera. È più o meno quello che vi ho detto prima. Ho messo in rosso, basandosi sul diritto d'autore, per evitare fin da subito che si inneschi quell'equivoco, quella leggenda metropolitana, passatemi il termine, secondo cui le licenze open, che sono quelle di cui parleremo, diciamo, nella seconda parte del nostro webinar, sono una forma di rifiuto del diritto d'autore, no? Un'alternativa al diritto d'autore. Sono alternative nel senso che usano il diritto d'autore in modo alternativo, cercate di seguirmi su questo ragionamento, ma sono comunque nel solco del diritto d'autore, sono comunque dei documenti che si basano sul diritto d'autore. Okay? Quindi se non ci fosse il diritto d'autore non potrebbero funzionare le licenze open. Quindi dire che le licenze open sono un rifiuto, una forma di rifiuto del diritto d'autore è un'ingenuità e a livello concettuale abbastanza pericolosa, no? Perché non capiremmo poi tutto il meccanismo del perché abbiamo bisogno delle licenze open per liberare un'opera. Come vedete, appunto, in tutte le licenze d'uso, sia quelle open che quelle non open, quindi in generale, c'è sempre la presenza di queste due anime, no? Da un lato le cose che si possono fare, cioè le autorizzazioni che ci sta dando il titolare dei diritti, dall'altro invece le condizioni che il titolare dei diritti ci sta imponendo per l'utilizzo di quest'opera. Ok, quindi questo è un po' il quadro in cui ci muoviamo, quindi abbiamo definito il concetto di licenza d'uso in senso abbastanza generico. Adesso andiamo al concetto di open license, quindi facciamo il passo in avanti, capito che cos'è una licenza d'uso generica, adesso cerchiamo di capire quando sono da considerare open queste licenze, quando si parla del fenomeno del licenziamento in modalità open e in modalità aperta. Vedete, open licensing sono tutti quei casi in cui è lo stesso autore, o ancora qua il titolare dei diritti genericamente, a preferire che la sua opera circoli libera dai tradizionali vincoli del copyright, no? Il copyright, dopo lo spieghiamo meglio, è comunque un sistema, una forma di tutela
come dire, closed by default, no? Che è chiusa per definizione, che è chiusa anche automaticamente, nel senso che con la semplice creazione dell'opera, il titolare di diritti diventa titolare appunto dei diritti d'autore e quindi può co controllarne la diffusione. E dunque, se vuole liberare la sua opera, se vuole lasciarla circolare più libera, deve dirlo, ok? Deve applicare, deve utilizzare una di queste licenze. Quindi per fare questo si possono utilizzare apposite licenze, dette appunto licenze open. Tra queste la capostipite per opere software è la GNU GPL, la prima versione è nata nel 1989, dopo c'è una slide apposta sull'escursus storico delle licenze open, mentre le più note per gli altri tipi di opere, quelle che vedete ormai sui siti web, anche di informazione, sui blog, sono le Creative Commons, ok? Che sono, diciamo, le figlie, le nipoti della licenza GPL. La licenza GPL è stata la prima in ambito puramente software, poi sono arrivate licenze per documentazione software e poi nel 2002, quindi più di un decennio dopo, sono arrivate le Creative Commons che invece funzionano per tutti i tipi di opere dell'ingegno, tranne appunto che per il software, perché appunto il software ha bisogno di licenze ad hoc perché, come dire, è un'opera un po' a sé stante, cioè bisogna parlare di codice sorgente, bisogna parlare di funzionalità particolari, quindi per il software è consigliato comunque far riferimento alle sue specifiche licenze. Queste due slide, questa e la successiva, vi fanno vedere la differenza tra licenza proprietaria e licenza open. Eh beh, è una slide a prova di bambino della scuola elementare, no? Ho preso un cartello e ho in uno messo un permesso e quattro divieti. Nel secondo, invece, dove si parla, che rappresenta invece la licenza open, ci sono più permessi, quattro permessi e un solo divieto. Ma in realtà il concetto è questo, cioè il rapporto tra licenza open e licenza proprietaria è rappresentabile esattamente con questa immagine, perché le licenze open ribaltano il rapporto tra i permessi e le condizioni imposte. Le licenze proprietarie, torno indietro di una slide, sono licenze che comunque sono licenze, perché vi autorizzano in un certo senso ad utilizzare l'opera. Però nel farlo vi stanno imponendo tutta una serie di vincoli e di condizioni che a volte sono anche aggiuntive rispetto a quello che normalmente il diritto d'autore farebbe. Ok, per questo sono proprietarie. Classico esempio, se voi quando comprate un computer, che sia Windows o che sia Mac, una delle prime cose che vi viene chiesta è proprio di accettare la famosa licenza del sistema operativo, no? Visto che ormai ce li danno con il sistema operativo preinstallato, che ci piaccia o meno. Ecco che in quel caso abbiamo accettato una licenza proprietaria. Se andiamo a leggere, vedrete che le autorizzazioni sono ben poche, ben ristrette, mentre i divieti e i vincoli aggiuntivi sono belli, belli, belli tosti e consistenti. Okay. Le licenze open invertono questo rapporto, quindi quando parliamo di licenza open, anche qua siamo generici, nel senso che non necessariamente per il software, vale anche per le licenze Creative Commons, cioè cercano di spostare il focus sui permessi, su quello che viene concesso rispetto alle condizioni. Le condizioni spesso sono molto molto ristrette. Ad esempio, su queste slide c'è una licenza CC, Creative Commons by SA, e l'unica condizione che io vi chiedo è che io venga citato come autore di queste slide e che se fate, nel caso facciate opere derivate, anche le derivate abbiano la stessa licenza, il famoso share alike. Ok, quindi vi chiedo solamente queste due cose, per il resto potete fare tutto quello che volete di queste slide, farne anche opere derivate, farne modifiche, farne ridistribuirle anche a scopo commerciale e bla bla bla. Ok, quindi questo è un po' il concetto di licenza open. Questa immagine del cartello, secondo me, diciamo, chiarisce e lo rappresenta bene. Adesso, ovviamente, a chi non conosce questa materia verranno questi due dubbi. Ho messo due domande, che sono le domande che normalmente mi vengono fatte in queste occasioni, formazioni, in questi seminari. Domanda 1. Ma se l'obiettivo era quello di lasciare, è quello di lasciare che la mia opera circoli liberamente, perché dovrei applicare una licenza? Non basta diffonderla e non dire nulla a riguardo del copyright? Risposta no, un po' ve l'ho già detto prima, perché il copyright è un clause by default, è una tutela che scatta automaticamente. Quindi qualsiasi opera io trovi online, se non l'ho fatta io, l'ha fatta qualcun altro, quindi questo qualcun altro avrà i diritti d'autore. Ok? E
E quindi per prudenza io la devo trattare come se fosse un'opera sotto copyright, a meno che ci sia una licenza, a meno che ci sia una licenza open che mi dice che la posso utilizzare liberamente. Ok, lo so che adesso qualcuno rimarrà sconvolto da questa dichiarazione perché fino ad oggi avevo utilizzato tutto ciò che c'era su internet spudoratamente e molto liberamente, e adesso dice, caspita, allora non è così, non è così, sì, dovete stare attenti, poi ovvio che se non fate nulla di particolarmente dannoso non vi vengono a prendere e non vi dicono nulla. Internet è diventato un po' un far west del copyright, per cui tutto ciò che è su lì più o meno poi lo si può riutilizzare, questo non è sotto gli occhi di tutti e non, sappiamo che anche se, non, se dal punto di vista legale non dovrebbe essere così, poi succede, però appunto questo è il concetto, la legge dice questo, il diritto d'autore scatta automaticamente. Io vuol dire che qualcun altro detiene i diritti. Se questo qualcun altro non mi dà una licenza open, io non mi posso, non mi posso sentire autorizzato a utilizzare l'opera in modo libero e incondizionato, perché dovrei in teoria chiedere il permesso, ok? Invece la licenza è un permesso che viene già concesso a priori, come abbiamo già detto prima. La seconda domanda è la stessa, ma con un'altra versione, cioè ci chiediamo, ma se l'obiettivo è lasciare che la mia opera circoli liberamente, perché dovrei applicare una licenza? Non basta rilasciarla in pubblico dominio rinunciando a tutti i diritti? Qui la domanda, la risposta ovviamente è dipende. Perché? Perché c'è una, diciamo, un rilievo particolare in merito al pubblico dominio. Perché sì, diciamo, superficialmente il pubblico dominio è la soluzione più open. Certo, perché il rilascio in pubblico dominio vuol dire che non c'è più nessuno che vanta diritti su quell'opera, quindi il pubblico dominio si realizza quando, ad esempio, l'autore è morto da più di 70 anni e sono scaduti tutti i diritti su di essa, quindi ovviamente diventa patrimonio dell'umanità, tutti possono utilizzarla senza dover chiedere permesso a nessuno. Quello è il pubblico dominio. Il pubblico dominio ha una... può avere una piccola fregatura, appunto, rilasciare un'opera in pubblico dominio vuol dire lasciarla libera completamente. Libera completamente in alcuni casi potrebbe essere addirittura controproducente. Perché? Perché ad esempio proprio nel caso del software libero, il rilascio in pubblico dominio permette a chiunque di richiudere il codice sorgente. Ed è questo proprio ciò che ha fatto optare per la soluzione delle licenze open nel senso open source, e ha fatto escogitare a coloro che hanno fondato il progetto GNU un modello di licenza che invece cercasse di mantenere, di contemperare la libertà d'uso, ma anche il mantenimento delle libertà sulle opere derivate, e quindi impedire che qualcuno potesse riappropriarsi, diventare e richiudere sostanzialmente, concretamente, ciò che qualcun altro invece aveva pensato di rilasciare liberamente. Si può rilasciare in pubblico dominio anche prima che siano passati i famosi 70 anni, e lo si può fare con delle dichiarazioni in cui l'autore, titolare dei diritti, rinuncia da qua al futuro, diciamo, all'esercizio dei diritti d'autore. CC0 è il documento scritto, lo strumento scritto da quelli di Creative Commons per fare questa cosa. CC0 è appunto una dichiarazione, un waiver di pubblico dominio, cioè un atto di rinuncia, e applicandola alla propria opera, l'opera viene rilasciata come se l'autore fosse morto da più di 70 anni. Ok? Questo però sul software potrebbe non funzionare, non essere la soluzione congeniale. Infatti ho messo come risposta dipende. Arriviamo alla seconda parte. La seconda parte parla delle licenze open per software. Un po' di storia, perché già ve l'ho accennato. Nel 1989, dalla mente di Richard Stallman e Ben Moglen, nasce la GNU General Public License, anche nota come GPL, che è un po' la capostipite delle licenze open, ed è stata scritta proprio per rispondere a quell'esigenza che vi ho accennato prima. Il pubblico dominio non era la soluzione, non era la soluzione ideale. Ci voleva una licenza che mantenesse la libertà e l'apertura, soprattutto la disponibilità del codice sorgente, anche in futuro sulle opere derivate. Poi, vabbè, da lì in poi, subito nel 91, viene scritta la licenza GPL in versione 2, che poi è stata quella più nota e più diffusa, ed è infatti in quell'anno, nel 1991, che Linus Torvalds rilascia il kernel Linux sotto licenza GNU GPL, appunto nella versione 2, che poi è diventata, anche forse grazie al successo di Linux e tutti i suoi derivati, è diventata una delle licenze di software libero attualmente ancora la più diffusa. 1998, Bruce Perens e Eric Raymond fondano la Open Source Initiative, cioè
si staccano, diciamo, un po' dal movimento del free software e cercano di puntare l'attenzione non tanto sull'aspetto della libertà, ma mettere l'accento più sul discorso tecnico, sull'aspetto tecnico della disponibilità del codice sorgente, sulla openness intesa come open source, come disponibilità e apertura del codice sorgente. Una scelta che dal punto di vista semantico ha avuto un indiscusso successo, no? Ha fatto inalberare Richard Stallman, che invece voleva mantenere un approccio più purista e più legato appunto al concetto di libertà, però poi tutti ancora adesso parliamo più semplicemente di open source, e poi l'aggettivo open, visto il suo successo, è stato associato nei vari campi, quindi anche a appunto open content, open access, open data e via dicendo. Quindi da lì è iniziato a crearsi questa cultura legata al concetto di open. Nel 2007 viene rilasciata la versione 3 della GPL, che è la versione attualmente in uso. Abbastanza diversa, mentre tra la 1 e la 2 non c'erano grandissime differenze, la 3 ha fatto un passo in avanti, parla anche di... Vabbè, si occupa anche della brevettazione e di altri problemi che in quegli anni erano emersi in ambito software. Arriviamo poi più o meno ai giorni nostri, non ho trovato stime più recenti, però 2014 Black Duck Software, che è un'azienda che si occupa proprio di compliance in ambito delle licenze open source, dice che la GPL nel 2014, sommando le versioni 2 e 3 tutte insieme, era utilizzata dal 37% dei progetti open source. Le cifre che poi ho visto però non erano confermate più recenti, quindi dell'anno scorso o degli ultimi mesi, arrivavano addirittura quasi al 50%, quindi la GPL indubbiamente copre la più grossa fetta del software libero, senza contare poi che c'è la sua sorella minore, la LGPL, che si porta via un'altra fetta importante, quindi non c'è dubbio che queste licenze hanno avuto un certo successo. La classificazione generale delle licenze, scusate, delle tipologie di software, quindi questa è una slide che si usa da un po' di tempo, nel senso che circola da un po' di tempo, si trova anche su Wikipedia sotto la voce della categoria software. Vedete che in un grafico, spero che lo vediate bene perché forse la qualità è un po' sgranata, però si leggono i testi. Vedete che i due insiemi, open source e software libero, sono abbastanza sovrapposti, ok? Quindi sono due differenze, sono due insiemi che hanno delle differenze più che altro filosofico-concettuali, no? Adesso non me ne vogliono i puristi, però quando si parla di questo tema ormai a livello scientifico si usa un unico acronimo che è FOSS, Free and Open Source Software, cioè si mette insieme più o meno il fenomeno in un tutt'uno, ricordandoci ovviamente che in alcuni casi è più opportuno parlare di free software, di software libero, in altri casi è più opportuno parlare di open source. All'interno, come sottinsiemi di questi due grandi insiemi che si sovrappongono per la maggior parte, ci sono, vedete, pubblico dominio, oppure licenze copyleft, e all'interno delle licenze copyleft la più copyleft di tutte, che è la GPL. Dall'altra parte c'è invece il grande insieme del software proprietario, all'interno del quale ci sta il software proprietario chiuso, quando si dice chiuso si intende codice sorgente, ovviamente, dal punto di vista del codice sorgente, e poi lo shareware, cioè quel software che viene rilasciato liberamente, ma non liberamente nel senso, non con la L maiuscola, ma perché viene rilasciato gratuitamente per essere provato in versioni trial e via dicendo, no? Vedete che poi c'è una grande L, un grande insieme che si sovrappone un po' a tutti e due questi mondi, che è il software liberamente scaricabile, cioè la definizione più generica possibile, cioè tutto ciò che posso acquisire gratuitamente senza dover pagare un accesso o qualcosa. Lì ce n'è veramente per tutti i gusti. Anche se entrate in un'edicola e comprate uno di quei giornali di informatica che hanno allegato il DVD o il CD-ROM, lì trovate un sacco di software che si può acquisire appunto gratuitamente o al semplice costo del giornale. Non è detto ovviamente che quella roba lì sia open source, ma nulla a che fare. È perché ce l'hanno dato in omaggio, semplicemente, non ha nulla a che fare, diciamo, con la libertà nel senso puro del termine. Adesso la definiremo meglio questa libertà. Ok, quindi questo è un insieme, è una mappa abbastanza utile per capire più o meno le macro categorie in cui si può organizzare il software. Il software in generale, perché vedete che qua c'è dentro anche quello liberamente scaricabile, quello proprietario. Dopo ci concentreremo solo sulla parte sinistra dello schema e approfondiremo meglio le categorie. I due diversi approcci, no? Vedete, da un lato c'è GNU, lo GNU che è
la mascotte e il simbolo della Free Software Foundation, del progetto GNU, in realtà il logo della Free Software Foundation è una FSF, è diverso, però lo GNU era più rappresentativo. Dall'altra parte c'è il logo della Open Source Initiative, che è una serratura aperta, abbastanza evocativo, e c'è una bella R di marchio registrato, e non è un caso, proprio perché loro utilizzano il marchio proprio per dire che le certe licenze sono state approvate da loro e quindi possono fregiarsi di quel marchio. Dunque, due diversi approcci in che senso? Nel senso che la Free Software Foundation cosa dice? Dice che la licenza per eccellenza di software libero è e rimane la GPL, e quindi fornisce una lista di licenze che vengono considerate compatibili con la GPL, quindi ognuno è libero di farsi la sua licenza, e poi ovviamente questa licenza può essere più o meno compatibile con la licenza capostipite della GPL. Quindi noi la sottoponiamo al vaglio della Free Software Foundation, loro ci dicono se rispetta alcuni criteri, alcuni canoni, rientra diciamo nella lista delle licenze compatibili con la GPL. La Open Source Initiative ha un approccio diverso. La Open Source Initiative ha scritto un documento che si chiama Open Source Definition, che è una sorta di decalogo di caratteristiche che una licenza deve avere per essere considerata open source nella definizione appunto da loro stilata, e tutte le licenze che hanno queste caratteristiche vengono inserite nella lista delle open source, delle OSI certified, delle licenze approvate dalla OSI Open Source Initiative. Ok, quindi l'approccio è diverso. In un caso si dice che una licenza è il modello e va seguito quello, nell'altro si dice siete liberi di scrivere tutte le licenze che volete, l'importante è che rispettiate queste regole, queste 10-11 regole che sono quelle considerate scritte e redatte all'interno della Open Source Definition. Proseguo, mi sentite bene? Datemi un sì, visto com'è andata. Attendo, ok, sì, va bene, ok, grazie. Eccole le famose libertà. Abbiamo detto che la Free Software Foundation dice che la licenza modello per eccellenza è una, e la licenza per eccellenza è questa qua, la GNU General Public License, che può essere sintetizzabile in quattro libertà fondamentali. Cioè le licenze di software libero per la Free Software Foundation devono avere queste quattro caratteristiche, devono concedere queste quattro libertà fondamentali, e sono numerate dalla 0 alla 3, ovviamente abbiate pazienza, sono degli informatici, quindi loro partono dallo 0, ok? Quindi libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo, libertà di studiare il programma e modificarlo, libertà di ridistribuire copie del programma in modo da aiutare il prossimo, libertà di migliorare il programma e di ridistribuirne pubblicamente i miglioramenti in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio. Vedete che, insomma, a parte che si assapora, no, un valore, diciamo, etico anche filosofico anche all'interno di queste libertà, come si dice, in modo da aiutare il prossimo, ad esempio. Quindi non ha solo un valore giuridico, non è solo un decalogo di regole, ma appunto c'è un discorso etico, filosofico dietro. Quindi tutte le licenze che hanno queste quattro libertà vengono considerate a tutti gli effetti licenze di software libero della Free Software Foundation, quindi compatibili e in linea con la definizione da loro voluta in origine e compatibili con la GPL. Ok, vedete il punto 3 che dice libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti. È implicito che per fare questa cosa deve esserci sempre la disponibilità del codice sorgente. Ok, questo è quanto, quindi da lì poi, da questa costola, si è staccato il concetto di open source, di codice sorgente aperto, che abbiamo visto poi negli anni successivi sviluppato e portato avanti dalla Open Source Initiative. Quante licenze? Perché da questi due approcci abbiamo questi risultati. La OSI ne produce, diciamo, scusate, non è il termine corretto, non è tanto le produce, ma ne approva di più. Sul suo sito attualmente ce ne sono circa 80. Ok, sono andato prima a dare un'occhiata, no? Contate circa 80, forse 81, che sono ad oggi considerate in linea con i criteri della Open Source Definition. E in quel link potete andare a vedere, vedete tutto l'elenco. Quindi 80 licenze considerate open source. Il sito della Free Software Foundation invece non fa, cioè ovviamente ha una lista più ristretta, perché le sue sono non licenze genericamente compliant con la definizione di software, ma proprio compatibili con la GNU GPL, e tra quelle compatibili ne ho contate circa una cinquantina, forse erano 49-50. Ok, sono tante o poche secondo voi? Io ho risposto, ho fatto questa domanda.
Oppure sono tante o troppe, perché non sono certo poche, di certo sono tante, ma forse sono troppe. E qua introduciamo il problema e il tema che oggi non possiamo sviluppare perché richiederebbe troppo troppo approfondimento, però quello della cosiddetta license proliferation, cioè diciamo eccesso di produzione di licenze. C'è un po' questa moda a scriversi la propria licenza, ogni progetto si scrive la sua licenza, un po' come mettere il marchio sul software open source che si sta sviluppando, no? Questo potrebbe essere un problema perché poi, come andremo a vedere, in realtà le licenze più o meno rispondono a quei 5 o 6 modelli, no? E quindi avere tutta questa prolificazione, questo eccesso di licenze può solamente creare un po' di confusione. Certo, per noi avvocati è la pacchia, perché più licenze si creano e più ci date lavoro, no? Più i progetti danno lavoro ai legali, agli uffici legali che devono poi studiarsi le varie compatibilità e scocciature che si possono creare tra una licenza e l'altra, soprattutto quando dei progetti si devono incrociare, si deve mettere insieme il codice sorgente che proviene da licenze diverse, no? Okay? Quindi più licenze aggiungiamo, più aumentiamo come dire, l'incertezza su questo aspetto. Tre grandi categorie. Innanzitutto le licenze cosiddette permissive, ovvero alcune licenze impongono condizioni di licenza talmente lasse da far dubitare della loro efficacia, vengono comunemente chiamate licenze permissive, perché consentono praticamente tutto e impongono praticamente nulla, se non che venga mantenuta la dichiarazione sull'origine del software e del testo della licenza o poco più. La licenza permissiva più famosa è utilizzata dalla Berkeley, è stata diciamo inaugurata dall'Università di Berkeley ed è nota come Berkeley License oppure Berkeley Standard Distribution, BSD. Quindi quando troverete questo acronimo BSD richiama a questa licenza. Vado avanti. Il codice rilasciato sotto tale licenza è utilizzabile e abbinabile con codice rilasciato sotto praticamente qualsiasi altra licenza, anche proprietaria. Il sistema operativo macOS X, ad esempio, di Apple, deriva da un progetto Darwin, la cui licenza era appunto una BSD ed è venduto sotto licenza strettamente proprietaria. Vedete il cortocircuito? Eccolo qua, quello che dicevo prima. Queste sono licenze. Non sono a tutti gli effetti delle dichiarazioni di pubblico dominio, ma ci vanno vicino. L'equivalente nel linguaggio di Creative Commons a queste licenze sarebbe una licenza CC BY, no? Una semplice licenza che chiede solo l'attribuzione. È un fai quel cavolo che vuoi del mio software, basta che mi citi come autore originario. Infatti, tutti i progetti che derivano da una BSD hanno una lista di contributori, no? In un file c'è una lista di soggetti che hanno contribuito, il cui primo è sempre l'Università di Berkeley, tendenzialmente, se siamo partiti dal loro progetto, oppure il primo capostipite che ha inaugurato un nuovo progetto utilizzando questa licenza, e poi da lì si sono aggiunti vari contributori. Quindi l'attribution la si risolve inserendo il nome dello sviluppatore, del team o dell'azienda all'interno di questa lista. Però oltre quello non viene richiesto. Cioè non viene richiesta altra clausola, altra condizione. No, vedete che qua dice alla fine senza visibilità del codice sorgente. Quindi questa cosa ha permesso ad esempio a Apple di prendere un progetto che era fino a quel momento open, rilasciato sotto una licenza BSD, dicendo sì, ok, io ti riconosco, riconoscerò gli sviluppatori che hanno sviluppato queste righe di codice, dirò il nome, però nello stesso tempo è stato richiuso il codice sorgente. Quindi adesso quando voi comprate un Macintosh avete dentro del codice che era nato open, ma che poi è stato richiuso a livello tecnico, perché è stato miscelato all'interno del sistema operativo e se ne è persa traccia, quindi non è più separato e non abbiamo più la disponibilità di quel pezzo di codice sorgente. Ok, quindi questo è esattamente il cortocircuito che i copyleft, che le licenze di software libero volevano evitare. Ecco che arriviamo appunto alle licenze copyleft, quindi. Le licenze copyleft sono quelle che impongono che anche opere derivate invece vengano mantenute sotto la stessa licenza originale. A seconda dell'ampiezza di questa condizione si ha un copyleft forte o un copyleft debole. Non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, adesso vediamo meglio le definizioni. Proseguo, non vedo segni negativi. Ok, datemi un segno. Ok, sì, ok, no, scusate, faccio un test ogni tanto perché, visto come va, dopo nel montaggio taglieremo tutti questi momenti vuoti. Grazie. Allora, copyleft forte. Allora, l'archetipo della licenza copyleft forte è quello che abbiamo già definito e abbiamo già conosciuto, è la GNU GPL.
La licenza del progetto GNU è la più popolare delle licenze software libero. Secondo questa licenza, tutte le opere derivate, nella più ampia concezione del termine, concesse dal diritto d'autore, devono essere rilasciate sotto la stessa licenza. Alcuni hanno parlato in termini dispregiativi di effetto virale, quasi come se la licenza sia una sorta di, appunto, abbia un effetto infettivo, qualcosa che si infetta, no? Più propriamente, bisognerebbe dire in modo più neutro, effetto propagativo, non tanto infettivo, virale, no? Però molti, è entrato poi questo gergo, nel gergo informatico, no? It's viral, è virale. Adesso si usa virale sui social in un altro senso, però all'epoca i detrattori della GPL, del software libero in senso più rigido del termine, cercavano di appunto mettere in cattiva luce questo aspetto, chiamandolo viralità. L'archetipo, no, scusate, questo è un documento, chiuso il discorso delle licenze GPL, diciamo copyleft forte, l'abbiamo già definita, l'abbiamo già parlato molto, abbiamo già letto le quattro libertà che vengono richieste, quindi abbiamo capito e definito cos'è una licenza di copyleft e copyleft forte, adesso capiamo che cos'è una licenza di copyleft debole. L'archetipo invece della licenza di copyleft debole è la GNU Lesser General Public License, la LGPL, la sorella minore della General Public License, della GPL, come vi ho già accennato prima. Quindi tale licenza è stata concepita per alcune librerie software del progetto GNU. Infatti l'acronimo originale della LGPL, la L, stava per Library e non tanto per Lesser, che sarebbe per minore, in quanto si voleva che tali librerie fossero utilizzabili anche da programmi proprietari. Ok? Quindi chi sviluppa software conosce questo rilievo, questo aspetto. Le librerie sono dei software particolari servono proprio come per essere integrati in altri software sostanzialmente. Quindi vincolarle con una licenza di copyright forte potrebbe essere addirittura controproducente, perché nessun progetto di software proprietario le utilizzerebbe, perché sarebbe costretto a rilasciare tutto il suo codice sorgente con licenza GPL perché hanno utilizzato questa libreria. Allora, per le librerie all'epoca si era pensato appunto che si era percepita la necessità di scrivere una licenza ad hoc, ed ecco che è nata la LGPL. Un'altra licenza di copyleft debole e di ampio successo è la MPL, quella di Mozilla, che viene utilizzata per Firefox e Thunderbird ad esempio. Prosegue ancora sul concetto di copyleft debole. Le licenze di copyleft debole prevedono che l'obbligo di utilizzare la medesima licenza per le opere derivate sia limitato alle modifiche al programma stesso, ma non si allarghi a opere più ampie che ne incorporano il codice, nel caso in cui questa parte di codice rimanga individuabile e separata dal resto. Ok, quindi il concetto perché è debole? Perché appunto non si estende genericamente su tutte le opere derivate, ma solo in questo caso che vi ho letto. Ok? Se abbiamo capito questo passaggio, possiamo arrivare al diagramma, diciamo, più completo delle categorie di licenze open source, in cui vedete sostanzialmente, questo è preso da un articolo che si trova online di David Wheeler, che usa queste tre categorie, vedete, permissiva, weakly protective, quelle che noi abbiamo chiamato copyleft debole, e strongly protective, quelle che noi abbiamo chiamato copyleft forte. C'è anche una terza sottocategoria che è la network protective, cioè dove la licenza è protettiva non tanto sulla derivazione, ma quanto sul network, sul fatto che siano una licenza che si applica su il software messo a disposizione in cloud, ad esempio, su via internet. E quella è la Fero GPL, che è l'ultimo figlio, diciamo, di questo fenomeno, in un mondo come quello di oggi, appunto, dove il software viene quasi sempre messo, sempre di più, diciamo, messo a disposizione su dei server, non tanto scaricato e distribuito in copie. Ok, vedete che questa è un po' la mappa. E perché in realtà siamo arrivati quasi alla conclusione, però mi serve fermarmi un attimo su questo schema, perché vi faccio capire quanto non abbia senso scrivere 80 o 50 licenze. Perché? Perché più o meno possiamo anche scrivere 150, ma più o meno rientreremo in una di queste categorie. Ok? Quindi tutte le volte che un cliente si rivolge a me chiedendomi di scrivere una licenza da zero per il suo nuovo progetto open source, il suo nuovo pacchetto di codice open source, la prima domanda che faccio è:
Ma siamo sicuri che non esiste già una delle 80 o 50 dei due elenchi, delle due liste che possa andare bene al vostro caso? Ok? Quindi questo io vi invito a fare. Adesso non so quanti dei presenti qua siano degli informatici, degli sviluppatori che rilasciano software o siano semplicemente dei curiosi che vogliono approfondire questo argomento, però ecco, queste sono le diciamo, questa è la mappa che vi posso fornire in circa un'ora di seminario per orientarvi su questi argomenti. Okay? Sapete adesso più o meno quali sono le categorie, quali sono le caratteristiche e perché sono state create in questo modo.